Buonasera e un ben ritrovato ad ogni membro della nostra fantastica community. Io sono Leonardo Arvedi, il regista del Trading Club, per chi non mi conoscesse. Mi occupo quindi di connettere idee e persone nel mondo degli investimenti. Ma bando alle ciance e passiamo subito alla citazione del giorno. Saper ascoltare significa possedere, oltre al proprio, il cervello degli altri, dal mio omonimo Leonardo da Vinci. Una frase molto bella, infatti penso ci sia una grande differenza tra il sentire e l'ascoltare. Quando sento, infatti, non sempre ascolto, ma se ascolto, sento sempre. Vi ricordo che per tutta l'estate saremo al vostro fianco con ben due appuntamenti, due dirette, una alle 2:30 e una alle 6 da lunedì a venerdì. Sempre al vostro fianco, con le nostre dirette, più di 100 dirette in tutta questa estate, con voi e per voi. Potete vedere e rivedere tutti gli episodi del Trading Club, per farlo sarà semplicissimo, basterà iscrivervi al canale e infine, per non perdervi neanche un episodio, neanche un video che andremo a caricare, attivare le notifiche grazie alla campanella vicina al tasto iscriviti. Passiamo quindi al palinsesto della serata, dove ci accompagneranno e condurranno due grandissimi ospiti. La nostra esperta in finanza comportamentale Silvia Pallavicini ci illuminerà sull'effetto Dunning-Kruger. Seguirà poi l'esperto del lato più tecnico del trading Giovanni Bellini commentando un suo articolo scritto per il Trading Journal blog sull'Oil VIX. Adesso sapete già che momento è il momento della sigla. Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido, i miei soldi li gestisco io. Bellissima la nostra sigla come sempre, ma io non voglio rubarvi altro tempo. Lancio quindi subito la palla alla nostra esperta in finanza comportamentale Silvia Pallavicini. Benvenuta Silvia. Ciao, sono Silvia Pallavicini e insieme al team di Behavioral Alpha mi occupo di finanza comportamentale e di come conoscere meglio il modo in cui prendi decisioni sui mercati possa farti evitare di perdere migliaia di euro ogni anno. Oggi inizio con una domanda un po' a bruciapelo. Sei pronto? Come ti comporti quando non conosci la risposta ad una domanda che ti viene posta? Scegli una di queste due opzioni e fammi sapere nei commenti. Allora, ammetti di non conoscere la risposta oppure dai comunque una risposta? Perché ti ho fatto questa domanda? Forse ti sarai accorto anche tu che negli ultimi mesi tutti quanti intorno a te sembravano degli esperti di virologia, di decisioni politico-economiche. Ti sei chiesto perché, per caso? Oggi cerco di darti una risposta ricorrendo appunto alla finanza comportamentale. Infatti potrebbe trattarsi di un bias cognitivo in azione, che si chiama effetto Dunning-Kruger. L'effetto Dunning-Kruger è una trappola cognitiva, ovvero un meccanismo inconscio del nostro cervello che influenza le nostre decisioni su tutti i livelli. I ricercatori da cui prende il nome, Dunning e Kruger, hanno evidenziato come gli individui che sono meno capaci in una particolare area saranno anche quelli più propensi a credersi dei fenomeni e quindi a sovrastimare le loro conoscenze in quell'ambito. Questo fenomeno avviene essenzialmente per due ragioni, perché le persone che hanno meno conoscenze nell'area interessata non avranno un metro di paragone sensato per la propria performance e dall'altro lato perché probabilmente avranno anche raramente ricevuto un feedback trasparente su quelle che sono le loro reali capacità. Secondo appunto gli studi di Dunning e Kruger, una persona senza le adeguate capacità in un certo ambito tenderà a sovrastimare le proprie abilità, pensando di poter fare certe cose meglio di quanto non possa farle in realtà e finirà così con il promettere oppure aspettarsi risultati che in realtà non può riuscire ad ottenere. Non riconoscerà le abilità altrui,
perché prendendo appunto come metro di paragone un falso senso di conoscenza non riuscirà a rendersi conto delle reali abilità di chi lo circonda. Questo di conseguenza può portare ad assumere o a scegliere le persone sbagliate in diversi ambiti della nostra vita. Porterà poi a non riconoscere i propri limiti, non riusciranno a capire quando fermarsi e quindi finiranno anche per prendere decisioni finanziarie rischiose. Allo stesso modo non riuscirà a giudicare in modo oggettivo né la propria performance né quella delle persone che gli stanno accanto. Pensa ad esempio se dovessi affidarti ad un professionista che non ha le adeguate capacità. Il fatto di non riuscire a capire che si tratta di una persona incompetente e che dovrai poi correre ai ripari avrà delle serie conseguenze. Ti è mai capitato, ripensando alla tua vita, di incontrare persone che pensano di saperne di più di quanto non ne sappiano in realtà? Ecco, probabilmente si tratta di persone sotto l'effetto del bias Dunning-Kruger, però ancora non lo sanno. Pensa per un secondo alla nostra società, al fatto che comunque l'essere particolarmente fiduciosi in se stessi e nelle proprie capacità sia un tratto davvero molto apprezzato. In molti quindi preferiscono, ritornando alla domanda che ti ho fatto all'inizio, invece di rispondere con un sincero non lo so, inventarsi qualcosa. Questo perché li farà apparire più competenti e più sicuri di sé. Ma così facendo stanno appunto cadendo in quello che è l'effetto Dunning-Kruger. Quindi chi può cadere nell'effetto Dunning-Kruger? La risposta è tutti quanti. Ognuno di noi nella propria vita avrà sperimentato sicuramente questo tipo di comportamento. L'unico modo per porre un freno a questo fenomeno, che comunque ti assicuro è un fenomeno temporaneo, sarà quello di autovalutarsi nel migliore dei modi. Una volta che ci saremo resi conto di cosa effettivamente conosciamo e non conosciamo, potremo a quel punto colmare le lacune se necessario e diventare dei veri esperti e realmente competenti in quello in cui pensavamo di essere già competenti. Tenendo a mente questo e cominciando a seguire un percorso di consapevolezza e autopotenziamento come ad esempio Limitless Success, riuscirai a mantenere i piedi per terra in ogni situazione e a fare sempre bella figura. Trovi, per saperne di più, come sempre, il link in descrizione per scaricare quella che è la nostra guida gratuita, La tua missione, che ti porterà appunto ad iniziare questo percorso di autoconsapevolezza. Da parte mia per questa volta è tutto. Alla prossima! Grazie Silvia, preziosissima come sempre, preziosissima come il programma Behavioral Alpha. Ma non voglio rubarvi altro tempo prezioso, lo sapete già. È arrivato il momento di presentare il nostro nuovo coach. Benvenuto nella famiglia Giovanni e a te la parola. Buongiorno, sono Giovanni Bellini e collaboro con Assistenza Broker e Alpha for All e sono autore di diversi articoli sul Trading Journal blog. Oggi volevo presentarvi appunto uno dei miei articoli sull'indice di volatilità del petrolio. Eccolo qui. Allora, in questo articolo faccio prima una panoramica sui diversi, sul mondo degli indici di volatilità meno noti, poiché il più noto è sicuramente il VIX, che traccia appunto la volatilità implicita media delle opzioni sullo Standard & Poor's 500 che scadono nei prossimi 30 giorni. Ma per lo stesso indice, lo Standard & Poor's 500, in realtà esistono anche ben altri tre meno noti, come per altri indici che sono appunto lo Standard & Poor's 100, il Dow Jones, il Nasdaq e il Russell, esistono i rispettivi indici di volatilità. Tutti questi che vi ho presentato fino ad ora non sono tradabili direttamente, mentre ci sono sia per il mercato americano che europeo anche degli indici che sono tradabili sia direttamente o tramite opzioni, che sono il VIXX per il mercato americano e il V2TX per il mercato europeo, l'Eurostock 50.
Qui poi faccio anche una presentazione su alcuni indici di volatilità dei stock più noti, che sono appunto Google, Apple, Amazon e IBM, e di alcuni ETF molto noti. Poi qui entriamo in ciò che interessa a noi, che sono appunto gli indici di volatilità invece che appartengono al mondo delle materie prime, e ci concentriamo su OVIX. Cos'è OVIX? OVIX sarebbe l'indice di volatilità sul crude oil. Infatti OVIX significa oil VIX, e questo indice di volatilità è stato creato ed attivato il 15 luglio del 2008 dal Chicago Board Option Exchange. Il calcolo dell'OVX è simile al utilizza la stessa formula del calcolo del VIX, solamente che in questo caso la volatilità implicita media delle opzioni sono quelle lì di uso, che sarebbe l'ETF United States Oil Fund. Questo indice dà l'aspettativa del mercato sulla volatilità attesa a 30 giorni sui prezzi del greggio del WTI. Allora, qui poi faccio do un'idea della correlazione inversa che c'è tra il futures continuo del crude oil e l'indice di volatilità del petrolio. Come si può notare, ad ogni abbassamento del valore del sottostante del crude oil abbiamo un innalzamento repentino dell'indice di volatilità. Ciò che è avvenuto il 20 aprile del 2020, ben ricorrerete, dove il futures di marzo del crude oil è arrivato a meno 39 poco prima della scadenza. Questo ha comportato un fortissimo innalzamento, ecco qui, dell'indice di volatilità del petrolio, che ha raggiunto un valore di oltre 320. Questo per farci comprendere come spesso avere un riferimento sullo storico dell'indice di volatilità, diciamo, non è così importante, visto che la volatilità spesso raggiunge dei valori anche inaspettati, e questo qui ne è una conferma. Però qui vi do un'idea di come poter sfruttare questo indice di volatilità per cogliere delle opportunità sul mercato. E qui, come ho sfruttato io con un esempio questo indice di volatilità, dove mi ha dato appunto il perfetto timing di ingresso per un'operazione dove sono entrato 2 giorni prima della scadenza, che avveniva il 24/4/2020, con 6 opzioni put vendute, con ultimo strike 2,5 ad una quotazione molto elevata, grazie all'alta volatilità che OVIX mi aveva segnalato in quel determinato momento. Ecco qua. Calcolate che in quel determinato momento il sottostante aveva un valore che era pari a 11, per cui ben distante da 2,5, che era il valore di strike delle 6 opzioni che ho venduto, e che in quel momento necessitavano di un margine di circa 4.400 euro. Per cui, nel giro di 7 ore la volatilità è scesa repentinamente e io sono riuscito ad ottenere l'80% di tutto il premio dell'operazione, che si attestava attorno ai 1.300 dollari, con una marginazione di 4.400 euro circa nell'arco di 7 ore. Questo ci fa comprendere come, quando abbiamo l'alta volatilità e analizzando correttamente, in questo caso l'indice OVIX, possiamo avere il perfetto timing sia di ingresso che di uscita per effettuare questo tipo di operazioni che io definirei mordi e fuggi,
e che sono, secondo me, ben utilizzabili quando noi abbiamo questi periodi di fortissima volatilità sul mercato, dove non consiglio di andare oltre l'intraday. Per cui i miei consigli quali sono? Ecco, i miei consigli sono anche quelli lì di operare con frame molto ridotti all'interno dell'intraday quando abbiamo alta volatilità e mantenere sempre un perfetto money management e commisurare sempre il rischio in base al capitale a nostra disposizione. Questo è l'importante. Per cui mi raccomando, vedete tutti gli articoli del blog Trading Journal, sono molto interessanti e buon trading a tutti. Salve. Complimenti Giovanni, grazie per il tuo intervento, sono sicuro che tutti i nostri fan e la community apprezzeranno. Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e non vediamo l'ora di rincontrarci presto Giovanni con il prossimo video. Grazie a te. Vi rammento che è possibile partecipare a una delle nostre dirette del martedì o del giovedì alle 2:30 qua nei nostri studi piacentini. Per farlo sarà semplicissimo, dovrete solo prenotarvi inviando una mail a info@assistenzabrokers.it e infine ricordarvi di portare il computer, la mascherina e le cuffiette. Ma l'estate è troppo calda, i nostri uffici sono troppo lontani. Non disperate, perché l'amministrazione infatti concede la possibilità di partecipare anche da casa, stavolta per una delle nostre dirette da lunedì a venerdì, sempre alle 2:30. E sempre vi ricordo che per prenotarvi sarà necessario inviare una mail a info@assistenzabrokers.it. Come dice sempre il mio caro collega Davide, le sorprese da Assistenza Brokers non finiscono mai. Vi ricordo infatti la grandissima promozione lanciata dalla nostra amministrazione, per chi infatti acquisterà il Trading Club prima dell'11 settembre sarà concesso il 30% di sconto sul club prescelto, un accesso immediato e infine le mensilità verranno rendicontate a partire da settembre. Un mese quindi ve lo offriamo noi. Per oggi è tutto. Io vi ringrazio da parte mia e da parte di tutta la famiglia di Assistenza Brokers e Alpha for All e vi ricordo che vi aspettiamo come sempre domani alle 2:30 e alle 6 con le nostre live. Buona serata a tutti e a presto. Ciao!